Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il Covid, l'emergenza sanitaria e lo screening che si sta facendo in provincia di Chieti. E soprattutto andiamo in diretta a San Giovanni Teatino con il nostro Paolo Renzetti, che è in compagnia del sindaco Marinucci, che saluto e ringrazio, perché a San Giovanni Teatino oggi scuole chiuse e si prosegue chiaramente lo screening adesso alle vostre spalle in pausa, pausa pranzo, ma riprenderà nel pomeriggio. Linea a te Paolo. Grazie, grazie Alfredo, buon pomeriggio da San Giovanni Teatino, un ringraziamento anche da parte mia al primo cittadino Luciano Marinucci, grazie sindaco. Allora, scuole chiuse nella giornata di oggi, lei ha firmato quest'ordinanza, la percentuale di positivi piuttosto alta emersa da questo screening, è così? È una richiesta precisa da parte della Direzione Generale della ASL di Chieti, che ovviamente sta realizzando e coordinando questo screening sul territorio con la supervisione della dottoressa Rosa Borgia, che è la responsabile di area, e la dottoressa Elisa Concistre, che è la responsabile del territorio. Questi dati che noi ovviamente andremo a seguire a dire sono dati che comunque sono stati forniti direttamente alla ASL Chieti, che li ha forniti al comitato tecnico scientifico, che oggi pomeriggio dovrà prendere una decisione. Quindi a questo punto oggi scuole chiuse, sindaco, e domani nei prossimi giorni? Nei prossimi giorni bisogna anche un pochettino capire i dati in generale, perché l'area metropolitana ha dei dati che non sono affatto confortanti e quindi è probabile che la regione oggi possa intervenire direttamente e quindi predisporre un'ordinanza generale sull'attività scolastica, perché i dati sono, diciamo, fuori controllo. Tra poco ascolteremo anche a tal proposito le dichiarazioni in un'intervista che il Presidente Marsilio ci ha rilasciato qualche minuto fa, proprio la posizione della Regione sulla questione scuole. Sindaco, vogliamo dare invece, tornando a questa stretta attualità, qualche numero, quante sono le persone che sono state seguite in questi screening e quante persone avete sottoposto ai tamponi rapidi? Allora, noi abbiamo fatto in due giorni e mezzo, quindi nella giornata di sabato 30, domenica 31 e questa mattina 2840 tamponi. Devo dire di questi 2840 che quasi 500 sono di persone non residenti su San Giovanni Teatino, che gravitano su San Giovanni Teatino, lavorano qua e passano gran parte della giornata qui a San Giovanni Teatino. 41 sono stati positivi riscontrati, il 50% sono cittadini di San Giovanni Teatino e ci tengo a precisare che questi soggetti riscontrati positivamente sono tutti asintomatici, quindi sono persone che andavano necessariamente individuati per poter poi consentire di diciamo, chiudere in un recinto quelli che sono oggi i soggetti positivi, evitare di possano contagiare altre persone, quindi è una delle operazioni principe per poter arginare il Covid-19. Lei diceva, lo dicono più che altro i numeri, i dati, che nell'area metropolitana Pescara-Chieti c'è una situazione un po' più complessa rispetto al resto della regione, però sindaco, è anche giusto, doveroso non drammatizzare, questo è anche il messaggio che si vuole lanciare alla cittadinanza. Assolutamente no, noi abbiamo ad oggi 8 classi in quarantena nei vari circoli di San Giovanni Teatino, per motivi che poi alla fine sono stati rilevati attraverso le linee di contagio. Non vogliamo colpevolizzare nessuno, però è evidente che sulle scuole probabilmente il fenomeno trova tranquillamente la possibilità di riprodursi. Sicuramente dobbiamo stare molto attenti a questi fenomeni, aspettiamo che la Regione Abruzzo prenda un provvedimento, io mi sono sentito costantemente col governatore, con il direttore regionale della protezione civile e devo dire che mi sono anche un pochettino lamentato, perché noi stiamo facendo delle operazioni che riguardano i cittadini di San Giovanni Teatino, però ci siamo trovati a dover assistere e servire anche persone dell'area metropolitana, e 500 persone non sono poche,
la stiamo facendo col personale del COC comunale e con una serie di volontari che voglio ringraziare, gli odontoiatri del territorio San Giovanni Teatino, i medici curanti in parte e altri soggetti che sono infermieri che magari sabato e domenica avevano riposo e invece si sono prestati a questa azione di volontariato. Lei parlava, Sindaco, proprio dei colloqui che ha avuto con il governatore della Regione Marco Marsilio. Allora, se la regia è pronta, possiamo andare a vedere proprio l'intervista che abbiamo realizzato in tarda mattinata con il presidente Marsilio, che parla anche della situazione nelle scuole della nostra regione. La regione è attenta a tutte le strutture abruzzesi, stiamo potenziando tutto il sistema. Questi lavori che abbiamo inaugurato oggi serviranno a rendere ancora più funzionale ed efficiente l'ospedale Covid, perché mette a disposizione spogliatoi, studi medici a servizio delle terapie intensive e del reparto di malattie infettive. Quindi stiamo proseguendo nell'opera di rafforzamento dell'offerta sanitaria e soprattutto con particolare attenzione a quella che riguarda il Covid e le malattie infettive. Restano ancora tanti però i ricoverati in questa struttura. A maggior ragione è necessario continuare ad investire e a fare in modo che la risposta sia sempre più all'altezza delle esigenze e delle necessità. Da oggi, Presidente, l'Abruzzo in zona gialla, questo non vuol dire però abbassare la guardia, il messaggio alla cittadinanza soprattutto questo. Sì, lo ha già detto lei, non è che siccome siamo in zona gialla è festa per tutti, bisogna avere prudenza, consapevolezza, serietà e senso di responsabilità, perché ci vuole poco a far riesplodere qualche focolaio e siamo una regione piccola, nei piccoli numeri bastano pochi focolai per ritornare ad avere un indice RT che si impenna, che supera quella fatidica soglia di 1 che potrebbe riportarci in arancione nel giro di pochi giorni, quindi è importante continuare ad osservare tutte le misure di cautela e di prudenza che ormai fanno parte della nostra vita da molti mesi. Presidente, per chiudere, preoccupato di quello che sta succedendo attorno al mondo della scuola, perché ci sono diversi e comprensivi chiusi nella nostra regione, a Pescara, a San Giovanni Teatino. Si chiudono quelli che è necessario chiudere e su questo nessuno, diciamo, fa polemica o contrasta con i sindaci e con le autorità sanitarie locali che adottano questi provvedimenti, però dobbiamo cercare di difendere e preservare il diritto degli studenti di andare a scuola e di farlo in presenza, perché il debito formativo che abbiamo accumulato con mesi e mesi di didattica a distanza rischia di pesare per molto tempo sulla vita di questi ragazzi. Paolo, prima di tornare da te e dal sindaco, do anche il dato definitivo di Francavilla, dove ieri si è chiuso lo screening. Sono 5.388 i tamponi eseguiti, tamponi rapidi a Francavilla, e 25 i positivi trovati durante questi 2 giorni di screening. Dico anche che a Francavilla la scuola di Cetti è stata chiusa perché proprio in mattinata c'è stata la comunicazione di un bambino trovato positivo e dunque scuola chiusa oggi a Francavilla. Solo per dare qualche altra informazione di servizio, linea che può tornare a te, Paolo. Sì, grazie, grazie Alfredo. Allora, a proposito di dati, di numeri, prima lei, sindaco, ha dato i numeri, i dati per quanto concerne questo screening che continua qui a San Giovanni Teatino. Invece, al di là di questo, qual è la situazione ad oggi di positivi nella sua città? Beh, noi il dato ufficiale di questa mattina, quindi prima che iniziavamo a fare il screening della giornata, abbiamo 122 positivi e 134 persone in quarantena. Ovviamente nella giornata di oggi ne abbiamo trovati altri 4, quindi andremo di sostanza a 126 positivi nel comune di San Giovanni Teatino. Tengo a precisare, questo va detto, che i 122 non sono 122 persone che non tutti almeno hanno sintomi di riferimento al Covid, quindi non sono né influenzate né altro. Quindi l'importanza di questo screening sta proprio in questo, in aver intercettato i soggetti che sono asintomatici, che quindi mantengono in vita questo circolo del contagio che altrimenti non finirà mai. Quindi sì, è vero il vaccino, è vero l'immunità di gregge, però è anche vero conoscere realmente la condizione di chi è portatore e che sicuramente nel suo percorso contagia altre persone, che nel caso in cui dovessimo avere soggetti che hanno altre patologie potrebbero sicuramente ammalarsi in modo anche grave.
Da oggi Abruzzo zona gialla, abbiamo sentito anche nell'intervista con il presidente della regione Marsiglio, è giusto, doveroso però non abbassare assolutamente la guardia, anche perché al Covid Hospital di Pescara sono ancora tanti i ricoverati. Allora a tal proposito io direi di andare ad ascoltare le parole del primario del reparto di unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, il dottor Giustino Parruti. L'utilizzo della mascherina è assolutamente una cosa di fondamentale importanza, anche, e lo dico da operatore sanitario, da parte dei vaccinati, nel senso che abbiamo la necessità di consolidare le evidenze che il vaccino riduca la circolazione, e sicuramente con il tasso attuale il suo contributo è ancora modesto, quindi tutti, anche noi operatori sanitari, dobbiamo mantenere un altissimo livello di guardia per evitare la trasmissione secondaria. Purtroppo la realtà è che l'ospedale Covid è completamente pieno. Stamattina abbiamo 20 malati in rianimazione, e in tutti gli altri settori, incluso il settore convenzionato presso la clinica Spatocco, dove mandiamo i pazienti in condizioni di miglioramento, è completamente pieno. Quindi ancora oggi le entrate e le uscite si bilanciano senza nessuna riduzione delle degenze. La scommessa era: se vogliamo fare scuola in presenza, attrezzarsi. La politica degli screening che il Presidente ha favorito, devo dire in modo molto forte, ci ha dato dei risultati importanti. Per Pescara abbiamo identificato 250 portatori asintomatici, che insomma non è una cosa da poco. Abbiamo intensificato l'attività di screening sulle scuole, e quindi è chiaro che il monitoraggio è fondamentale, perché laddove si determinino delle circolazioni iniziali dobbiamo intervenire con provvedimenti anche contenitivi, perché tutto il sistema possa continuare a funzionare. Do ancora qualche altro dato sullo screening nel Chietino. Negli altri comuni, ad Ortona ad esempio, sono stati 4.641 i tamponi eseguiti e 5 positivi trovati. A Fossa Cesi invece non ci sono stati positivi, con 1.148 tamponi. Paolo. Sì Alfredo, tra l'altro volevo far vedere anche a beneficio di telecamera, ringrazio Loris Bennato, questo opuscolo che viene distribuito, viene mostrato a tutti coloro che vengono qui a sottoporsi ai tamponi rapidi, le raccomandazioni che sono sempre le stesse ma che devono essere sempre più osservate, soprattutto in questo periodo: il lavaggio delle mani, l'utilizzo delle mascherine, il distanziamento e tutte le altre prescrizioni. Sindaco, siamo in conclusione, tornando a questa situazione di San Giovanni Teatino, domani dovrebbero chiudersi, diciamo, gli screening gratuiti qui a San Giovanni Teatino, oppure c'è la possibilità che diciamo, ci possa essere una proroga e dunque continuare anche per i prossimi giorni? Allora, non è per mettere le mani avanti, ma per far capire anche ai miei cittadini che questi provvedimenti sono ad esclusiva tutela della loro salute, e partono dalla ASL di Chieti, che ha in cura la salute di tutti i cittadini della provincia di Chieti. Quindi aspettiamo una comunicazione ufficiale, così come è stato per la giornata di oggi, dal direttore generale Schöll della ASL di Chieti, che condividerà con il comitato tecnico scientifico della regione Abruzzo messo in piedi, e quindi se dovessero nascere ulteriori condizioni di dover prima ogni cosa continuare con gli screening, è evidente che la struttura dovrà continuare a fare i tamponi ai cittadini di San Giovanni Teatino, e a questo punto dico ai cittadini solo esclusivamente di San Giovanni Teatino, perché come ho già detto poc'anzi abbiamo fatto oltre 500 tamponi a chi magari si muove sul territorio. Se la Protezione Civile non prende in carico questo servizio, io credo che con i COC comunali, che sono non altro che i dipendenti comunali distolti dal lavoro che devono svolgere per fare delle condizioni che potrebbe tranquillamente fare la Protezione Civile con il manager disaster che la Protezione Civile ha individuato col direttore regionale, e quindi se i dati di San Giovanni Teatino sono preoccupanti, è ovvio che noi aspettiamo che ci diano delle direttive chiare in merito. Grazie, grazie al sindaco di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci. Da San Giovanni Teatino, dalla palestra della scuola di Largo Oetila, è davvero tutto. Linea allo studio, a te Alfredo. Sì Paolo, solo per completezza di informazione diamo anche il dato di Lanciano, e così chiudiamo
questa parentesi dedicata agli screening, 4.402 i tamponi eseguiti a Lanciano, 21 i positivi, 2 tamponi sono stati annullati e 5 sono quelli dubbi, per cui bisognerà ripetere l'esame, credo a questo punto, con il tampone molecolare per fugare ogni dubbio. Io ringrazio ancora una volta il sindaco San Giovanni Tetino, Luciano Marinucci, e Paolo Renzetti e Loris Bennato per questo collegamento. Noi adesso voltiamo pagina perché ci occupiamo delle ricerche dei dispersi sul velino. Sono riprese questa mattina, dopo una giornata di stop, quella di ieri, causa maltempo, le ricerche dei 4 dispersi a Valle Maielama sul massiccio del Velino, persone che non si trovano dal 24 di gennaio. In quota sono saliti 4 soccorritori via terra e gli elicotteri sono di nuovo in azione con i 100 uomini tra soccorso alpino, guardie di finanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e nono reggimento alpini che si stanno dando da fare per cercare di recuperare queste 4 persone. La zona è stata interessata da una valanga, lo ricordiamo, di 2 km e con uno strato di neve che in alcuni punti raggiunge i 12 metri. Questa sera alle ore 18 ci sarà un tavolo tecnico in prefettura all'Aquila per discutere sulle modalità delle operazioni di ricerca. Ricorderete anche l'incidente di sabato pomeriggio quando l'elicottero Ericsson, che aveva imbrigliato per portare sulla zona della valanga il battipista, ha dovuto sganciarlo perché è andato in autorotazione, dunque il battipista è precipitato, e questo è stato un ennesimo intoppo rispetto a delle operazioni di soccorso che sono complicate proprio dalle cattive condizioni meteo, con piogge e scarsa visibilità che ieri hanno impedito di salire in quota, dunque non è stato possibile nella giornata di ieri far volare anche gli elicotteri per ispezionare anche i canaloni già visitati nei giorni scorsi. E noi sulle operazioni di soccorso andiamo ad ascoltare il comandante del soccorso alpino della Guardia di Finanza, Paolo Passalacqua, intervistato da Gioia Chiostri. Sì, ho avuto questa notizia, mi era stato comunicato ieri, io non ho contezza precisa di questi aspetti. Di sicuro noi, come abbiamo iniziato anche oggi in maniera autonoma le attività, in maniera autonoma rispetto all'organizzazione che c'è qui al campo base, abbiamo dato il via alle nostre attività che proseguiranno. Sicuramente c'è un approccio leggermente diverso e che è anche in funzione del tempo che è trascorso da queste cose, però come avevo già detto, per noi il termine delle attività sarà il momento della localizzazione di queste persone. E adesso andiamo a Teramo, dove si torna a lezione in presenza dal 1 di marzo all'università, lo ha annunciato il magnifico rettore Dino Mastrocola, da oggi anche presidente del CRUA, il Comitato Regionale delle Università Abruzzesi. Come primo atto della sua presidenza, Mastrocola ha chiesto che il comparto universitario venga inserito nel piano vaccini al pari delle scuole. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Dal 1 marzo all'Università di Teramo si torna a frequentare in presenza. L'Ateneo Teramano assicura una perfetta organizzazione sulle norme anti-Covid. Le 62 aule che presto si rianimeranno con studenti e docenti sono comunque tutte attrezzate per collegamenti online e garantire così la didattica anche a chi ha difficoltà di spostamento. Rettore, quando si tornerà in presenza e come? All'inizio del secondo semestre, quindi la data ufficiale è il 1 marzo, però insomma ci sono alcuni corsi di laurea che inizieranno prima. Si tornerà ufficialmente in modalità mista, però la modalità mista per quanto riguarda l'Università di Teramo verrà declinata quasi completamente in presenza, perché la nostra organizzazione, consentitemi di ringraziare la squadra, quindi i presidi,
tutti i collaboratori, perché hanno fatto un lavoro veramente, veramente encomiabile. La capienza delle nostre aule, gli investimenti che abbiamo fatto ci consentirà di essere praticamente quasi al 100% in presenza. Ovviamente chi non può e ha difficoltà a venire, in tutte le aule ci sarà possibilità di andare online, però l'invito è quello di ricominciare in presenza. Tra l'altro le porte dell'università non si sono mai chiuse, le attività laboratoriali sono andate avanti, la biblioteca ha continuato a lavorare, quindi il termine ripresa forse non è giusto completamente, però noi riprendiamo le lezioni in presenza. Ed è il turno del magnifico rettore dell'Università di Teramo, oggi alla presidenza del CRUA, il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi, un organismo che ha il potere di vagliare le decisioni della Regione sul comparto universitario. Nella prima riunione da presidente, il rettore Mastrocola ha chiesto che le università vengano inserite nel piano delle vaccinazioni al pari delle scuole. Mettere sempre di più al centro delle attività, ovviamente di ricerca e di formazione della Regione, il sistema universitario regionale, perché l'interazione porta sempre degli ottimi frutti. E adesso lo sport, partiamo dalla B, ancora una sconfitta, la terza di fila per il Pescara che al Bentegodi cade per 3-1 cedendo il passo al Chievo Verona e resta all'ultimo posto in classifica. La rete di Maestro non basta agli uomini di Breda per uscire indenni dall'impatto clivense. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Il Pescara non demerita ma cade anche nella Fatal Verona per 3-1 al cospetto del Chievo e resta da solo all'ultimo posto in classifica. Diventano così tre le sconfitte di fila che non possono non preoccupare con l'effetto Breda ormai quasi evaporato. Ora le ultime ore di mercato e poi solo campionato alla ricerca di quello che oggi sarebbe un vero e proprio miracolo, la salvezza. Si parte sotto la direzione arbitrale di Santoro di Messina con il Chievo che al sesto, al primo affondo con l'ex Palmiero, trova già il gol con un tiro angolato che si infila alla destra della porta difesa da Vincenzo Fiorillo che non riesce ad intervenire. Ancora un ex punisce il Delfino che cerca però subito di reagire visto che all'ottavo c'è un sinistro violento di Odgar che colpisce in pieno il palo che salva la porta di casa. Ennesima partita in salita per gli ospiti che dopo essere andati sotto anche rischiano al 17° di subire il secondo gol con Ciciretti che sfiora la traversa della porta abruzzese. Non si può certo imputare l'impegno a Balzano e compagni che non si demoralizzano trovando così al 24° con una prodezza di Maestro la rete del meritato pareggio. Festeggia con i compagni il quarto gol stagionale il giocatore abruzzese, con i biancazzurri che dopo il pari continuano a giocare ad armi pari al cospetto dei clivensi con tanto equilibrio in campo e con gli ospiti che si rivedono al 41° con un tiro alto dalla distanza dell'ex clivense Nicola Rigoni. Il primo tempo termina così con un giusto 1-1. Ma nella ripresa, dopo appena 44 secondi, il Chievo si riporta in vantaggio con Mogos che al volo, dopo un rinvio errato di Sorensen, realizza la rete del nuovo vantaggio veneto. Breda invita i suoi ragazzi a reagire così come è accaduto nella prima parte di gara, ma prendere gol in avvio di ripresa non è mai una cosa bella. All'11° doppia sostituzione nel Delfino con Bussellato e Nzita che entrano in campo al posto di Valdifiori e Masciangelo. Chievo che però non corre grandi rischi fino al 18° quando il neoentrato Bussellato davanti a Semper sbaglia un'occasione clamorosa mettendo il pallone sull'esterno della rete. Al 20° entrano in campo per il Pescara anche Setera e Bellanova per un impalpabile macine per Balzano, con i biancazzurri che ora tentano il tutto per tutto con ancora Bussellato al 28° che si divora il gol del pareggio tirando addosso a Semper da ottima posizione. Gol mangiato, gol subito visto che alla mezz'ora dopo un errore di Rigoni De Luca si presenta davanti a Fiorillo superandolo per la rete del 3-1 che fa calare i titoli di coda sul match del Bentegodi. Nel finale c'è da segnalare al 41° un colpo di testa di Odgard che manda la sfera al lato di un nulla e al 92° il 4-1 fallito da Fabbro. Per gli adriatici resta l'ultimo posto in classifica che si commenta da solo con numeri ad oggi impietosi e con la gara di sabato prossimo alle 14 all'Adriatico con la Regina che ha già il sapore dell'ultima spiaggia.
Per quanto riguarda il mercato, scambio sull'asse Pescara-Salerno. Nell'ultimo giorno, infatti, si chiude alle ore 20. Le due società hanno concluso l'affare che porterà l'attaccante classe 1991 Nicolò Giannetti in biancazzurro per rinforzare la prima linea a disposizione di Roberto Breda dopo l'arrivo sempre in attacco di Odgaard, che ieri, come avete visto, ha disputato una buona gara a Verona. In Granata va Pavel Jarosinski, che dunque conclude la sua esperienza in Abruzzo e torna in Campania. A fare in chiusura in giornata le firme sui contratti, e poi il Delfino potrà contare su un nuovo centravanti che potrebbe esordire già sabato pomeriggio nella sfida delicatissima all'Adriatico Cornacchia contro la Regina. E con l'occasione vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera con Replay alle ore 21. Ed ora adesso andiamo in Serie C. Domani torna in campo il Teramo dopo il successo di sabato pomeriggio contro il Bari, la sfida delle 17:30 di Foggia, e in chiave tutta playoff. Dubbio in avanti per Paci tra Pinzauti e Gerbi, torna dalla squalifica Viero, mentre Diachité sarà ancora out, mentre il Diavolo nelle ultime ore di mercato potrebbe portare qualche novità nella rosa. Sentiamo. È meglio giocare subito, sono molto contento perché è una vittoria importante che può lasciare, no, qualche leggerezza dentro le nostre anime, e quindi sono molto contento di giocarla subito. Si va in campo, si va, e spero che come gruppo squadra abbiamo capito l'importanza dell'attenzione e della concentrazione che dobbiamo avere. Questo periodo spero che sia servito per farci crescere come squadra, perché poi è quello che conta. Nei momenti difficili ne puoi uscire anche vincitore se impari qualcosa, no? Da quello che la storia ti insegna, e a noi ci ha insegnato che dobbiamo affrontare le partite con la massima concentrazione, perché altrimenti non riusciamo a dare il 100%. Sono molto curioso, ma sono carico, perché loro hanno un gioco diverso rispetto al Bari, però è una squadra che prova a giocare, non è una squadra che si chiude completamente e non vuole giocare, vuole fare la partita sporca, e quindi sarà una partita che secondo me potremmo interpretare nel giusto modo. Mi ricordo all'andata che siamo stati bravi, perché poi quando loro provavano a giocare la palla riuscivamo con le nostre riaggressioni a non farli giocare. La loro caratteristica migliore è la ripartenza, loro aspetteranno bassi per ripartire, sono molto molto forti nelle ripartenze. E dovremmo riuscire a interpretare la gara nella maniera giusta, non dovremmo andare giù e fare troppo i belli, dovremmo andare giù e fare anche un po' meno belli, ma una squadra con gli attributi, una squadra che sa che in questi campi a volte serve anche essere un po' meno belli, ma vincenti. Quando vai in certi campi, purtroppo essere troppo belli non porta al risultato. Noi a Viterbo abbiamo giocato bene, secondo me, non benissimo, ma non abbiamo giocato male. Secondo me abbiamo giocato meglio di loro, eppure abbiamo perso. Quindi non so quando convenga essere così bello fuori casa. E quindi quella è una grande sfida, ma la sfida sta soprattutto nel riuscire a mantenere un ambiente qua dentro con noi altamente competitivo. E la grande sfida è riuscire a mantenere i ragazzi concentrati al massimo, perché se riusciamo in questo, questi ragazzi hanno potenzialità di far bene in ogni partita, altrimenti siamo vulnerabili. E quindi quando parlo di essere brutti, essere sporchi, parlo di concentrazione, parlo di quegli elementi che poi portano la squadra a giocare bene. È paradossale questo, però noi nel momento che abbiamo un giusto atteggiamento in campo sull'aggressività, sul far giocare male gli avversari, e poi paradossalmente vengono fuori le nostre caratteristiche, viene fuori il gioco. Dobbiamo lavorare in uscita per qualcuno, e in entrata dipenderà dalle opportunità che vengono fuori. Io ancora non ho parlato con Sandro oggi, quindi non so cosa è bolle in pentola. Aspetto anch'io con grande impazienza questa sera la chiusura del mercato. Serie D ora, nessun successo per le abruzzesi nel turno numero 14 del girone F, pareggi in trasferta per Vastese, Castelnuovo e Notaresco, mentre il Pineto impatta con l'Aprilia. Cade ancora il Giulianova Alfadini, e mercoledì è già tempo di campionato, si torna con il turno infrasettimanale. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella.
Quattro pareggi e una sconfitta nella 14ª giornata di Serie D che non regala gioia ai colori abruzzesi. Il Castelnuovo perde il primato ma si salva a Tolentino dopo essersela vista davvero brutta contro i Cremisi che nella ripresa piazzano un 1-2 che potrebbe sembrare ferale grazie a Severini. Due reti di bellissima fattura, quelle dell'attaccante marchigiano, ma che non fiaccano. Il Castelnuovo che riapre i giochi con Casimirri e in pieno recupero acciuffano il 2-2 definitivo con Bregasi. Mercoledì si torna in casa per un impegno morbido sulla carta contro il fanalino di coda Atletico Porto Sant'Elpidio. Penso che forse sia stata la partita in cui abbiamo sofferto di più. Il Tolentino ha fatto davvero una grandissima partita e forse avrebbe meritato anche la vittoria, anche se noi non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto e alla fine l'abbiamo ottenuta, abbiamo ottenuto questo pareggio che magari, proprio come dici tu, a due minuti alla fine sembrava impensabile, però questi ragazzi non smettono mai di stupirmi. Del pareggio non approfitta il Notaresco che al Ditella di Vasto Girardi non va oltre lo 0-0 pur giocando. Un ottimo match, Banegas e Dos Santos ci provano ma il giallo è quasi allo scadere quando Palumbo segna di testa da corner ma l'arbitro annulla perché la traiettoria dalla bandierina ha portato il pallone per qualche istante fuori dal rettangolo verde prima di rientrare. Rosso-blu che nell'infrasettimanale affronteranno la Recanatesi al Savini mentre a campo basso arriverà l'altra vice capolista Rieti. Delude ancora il Pineto che non va oltre l'1-1 contro l'Aprilia. Laziale avanti in apertura di gara con Ruben Olivera all'11 di Amaolo. Ci prova il tecnico, passa nella ripresa anche ad un 4-3 più spregiudicato trovando la rete della parità con la testata di Ciarcelluti che non basta però a rilanciare le ambizioni di una formazione, quella pinetese che in settimana dovrebbe vedere qualche altro arrivo come ad esempio in attacco quello del belga ex agnonese Jean-François Mbouba, quest'anno già a segno contro l'Avastese. Intanto dopodomani c'è la trasferta di Castelfidardo. E alla squadra non posso rimproverare niente, è chiaro, dovevamo prestare un po' più attenzione e su, diciamo, il gol segnato alla squadra avversaria, secondo me è stata una leggerezza, però ecco, non vorrei dare la croce al nostro portiere. Dopo 5 minuti prendi un gol e in quel modo è chiaro, a livello psicologico la squadra ha accusato il colpo, è inevitabile, però ha avuto un grande carattere, una grande rabbia soprattutto nella seconda frazione e a imporre il proprio gioco e a quel punto pensavo che ce la facessimo a ribaltare il risultato. Vastese che a Genzaro va sotto contro la Cinzia Albalonga per effetto del diagonale chirurgico di Oggiano ma ha la forza di impattare grazie alla terza rete in altrettanti match di Leandro Martinez. Aragonesi che giocano l'ultima parte di gara in superiorità numerica per il rosso a Gagliardini ma non riescono a perforare la retroguardia di casa. Vastese in decisa ripresa e che mercoledì ospita tra le mura amiche il Tolentino con la Cinzia Albalonga che invece è inserata dal ben servito al suo tecnico Mauro Venturi. E veniamo, questa è, non ricordo neanche che partita è in 20 giorni e quindi dovevi accelerare e anche fisicamente abbiamo fatto tre cambi, però non tutti avevano le gambe con un campo anche pesante e contro una squadra di grandissimo spessore e quindi secondo me potevamo fare meglio, potevamo fare qualcosa in più. C'è da recriminare qualcosa, però i ragazzi hanno dato tutto e quindi quando c'è questo c'è il rammarico, sì, però c'è anche la serietà e l'onestà professionale di aver dato il massimo. Sconfitta l'ennesima in questa stagione Alfadini per il Giulianova, terzultimo della classe, che cede 2-3 col Castelfidardo. L'ex Daniel Giampaolo firma una doppietta prima del calcio di rigore di Paudice che accorcia le distanze. Tris marchigiano con Puca prima della rete di D'Antonio a tempo scaduto che non riesce però ad indorare una pillola amarissima per i giallorossi che avranno una settimana intera per preparare la partita con il Notaresco, sempre Alfadini, di domenica prossima, visto che l'infrasettimanale col Matese sarà rinviato per questioni legate alle positività in casa campana. Il TG6 termina qui, grazie per essere stati con noi, prossimo appuntamento alle ore 19, i nostri servizi saranno a breve disponibili sulla piattaforma YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.